Caro Franco Ordine, non per fare i malpensanti, Carlo Ancelotti parla in base esclusivamente al suo senso di giustizia e in totale buona fede, però è stato fatto il nome di un arbitro in un importante evento istituzionale nel corso della settimana e quell'arbitro va a dirigere la partita in cui è protagonista una delle due squadre. Dal punto di vista della grammatica arbitrale, della grammatica istituzionale, qual è la tua valutazione? Allora, ci sono due valutazioni. Una, diciamo, al netto della buona fede e della signorilità di Ancelotti, che è questa. Visto che lui aveva parlato appunto di Orsato, il designatore si è messo con le spalle coperte, ha detto: ah, gradisci Orsato, eccoti Orsato. La interpretazione invece maliziosa potrebbe essere questa. C'è anche quella, certo. Ancelotti chiama e Rizzoli risponde, però obiettivamente, conoscendo anche la personalità di Orsato, la sua carriera eccetera, credo che dobbiamo uscire da questo impasse e dobbiamo dire che obiettivamente per questa partita, che è molto delicata, che nella quale si affrontano due squadre che hanno grandi problemi interni, secondo me la presenza di Orsato è una garanzia. Cosa ne pensi di questo derby fra allenatori parmigiani? Pioli è proprio di Parma-Parma, Ancelotti è di Reggiolo, nelle vicinanze. A volte qualche termine lo pronunciano nella stessa maniera, dal punto di vista proprio, tra virgolette, dialettale, gergale, storie diverse. Entrambi sono stati campioni del mondo per club da giocatori, Pioli con la Juventus e Ancelotti con il Milan. Che ne pensi? Ma io penso questo, che obiettivamente diciamo, la storia personale, la carriera e soprattutto il rapporto, il cordone ombelicale che c'è ancora tra i milanisti e Ancelotti, tutti questi motivi appena citati, secondo me è impensabile ed è improponibile qualsiasi paragone di qualsiasi altro allenatore con quello di Carlo Ancelotti. Io stamattina sul giornale appunto dicevo, non sarà mai considerato un avversario dal pubblico milanista e vedrete che verrà accolto domani sera anche dalla curva con l'affetto di sempre, perché gli 8 anni da allenatore in più, addizionati a quelli da calciatore, non si possono dimenticare. Né Carlo ha mai negato di sentirsi sotto la prima pelle quella milanista. Era stato accolto alla grande anche da allenatore della Juventus, quindi figuriamoci. L'ultima volta che ti chiedo, l'ultima cosa che ti chiedo, Franco, la prima volta che mi capita di affrontare una squadra in cui si parla a livello mediatico di una causa della società contro i propri giocatori e magari potrebbe anche esserci poi una controcausa dei giocatori contro la società. Prima volta in assoluto. Sì, questo è un po' il vero nodo scorsoio che può finire con lo strangolare il Napoli quest'anno, facendogli perdere tutto quello che è possibile ancora perdere, oltre che la tranquillità, la serenità e diciamo anche le possibilità di fare strada in Champions League. Io penso che sia, scusate l'enfasi, un comportamento suicida.